una SWOT analysis, abbiamo cercato di evidenziare i punti di forza del brand in modo tale da poter fare una strategia che li mettesse in evidenza. Ci siamo posti due obiettivi, primo fra i quali quello di ottimizzare l'utilizzo dei social network attraverso una strategia integrata di comunicazione volta a coinvolgere un po' tutti i social network attualmente più in voga, e come secondo obiettivo quello della profilazione degli utenti attuali della pagina Facebook Maserati attraverso un'applicazione chiamata Fast for Win. Si tratta di un quiz interattivo a tempo che mette in risalto i punti di forza del brand, quali la storia, la tradizione, la sportività, sfruttando allo stesso tempo però l'innovazione e la viralità dei social network. Il progetto si prefigge la realizzazione di una brand community 2.0 market oriented, tesa quindi a profilare l'utenza del brand e a migliorare il livello della brand awareness. La community accoglie quindi tutti coloro che vogliono condividere esperienze di vita legate al brand. Il gruppo Quattroporte auspica che l'azienda Maserati prenda quindi spunto da questo progetto al fine di potenziare la propria visibilità sul web. Il progetto mira a rispondere alle esigenze che Maserati ha manifestato nel brief e fondamentalmente vogliamo rispondere a due obiettivi. Il primo di questo è una strategia di comunicazione e la sua ottimizzazione sui social media. Il secondo obiettivo invece è la profilazione degli utenti che già sono fan nella pagina fan di Maserati. Per far questo, per il primo obiettivo abbiamo sviluppato un progetto complesso riguardante appunto a tutto tondo su questa strategia di comunicazione sui 6 social media più importanti, più diffusi sul mercato. Invece per quanto riguarda il secondo obiettivo, abbiamo sviluppato un contest dal nome Driving the Dream sulla pagina fan di Maserati attraverso Facebook. Speriamo che questo progetto possa essere utile a Maserati, speriamo che Maserati infatti possa prendere spunto dalle nostre idee. Lavorare con Professional Datagest per il marchio Maserati è stato, bisogna dire, veramente un piacere. I ragazzi del Master si sono presentati in modo molto professionale, hanno affrontato con dedizione quello che era un brief non semplice, cioè far combaciare il lusso e la tradizione di un marchio come Maserati con un tema difficile come quello dei social network. Hanno lavorato con dedizione e con metodo perché hanno prima analizzato in modo approfondito la posizione dei vari competitor con un benchmark a livello internazionale sui social network e poi sono stati molto creativi perché ogni gruppo ha proposto un'idea creativa e propositiva per affrontare un tema complesso come quello della profilazione degli utenti fan della fanpage di Maserati. Sono nati quindi degli aspetti anche che possono essere sviluppati ulteriormente oltre alla semplice trasposizione del brief che era stato dato da Maserati e che credo possano essere molto interessanti per l'azienda. Quindi complimenti ai ragazzi di Professional Datagest e a Professional Datagest che ha permesso loro di affrontare un brief del genere con grande competenza. Master in marketing e comunicazione d'impresa rappresenta un po' il fiore all'occhiello della nostra società. Ringrazio Maserati per la cortese ospitalità, per averci concesso la possibilità di visitare l'azienda e soprattutto per aver dato la possibilità ai nostri allievi di lavorare ad un progetto molto stimolante e sicuramente interessante, di estrema attualità. Molte di queste idee sono veramente interessanti, originali e chissà che non arrivino ad accodare a qualcosa del concreto. Quello che ci dite voi sono cose genuine, che magari bypassano tutti i ragionamenti che ci facciamo noi all'interno delle aziende, dove cerchiamo sempre magari il modo per dire questa cosa non si fa perché porta questi rischi.
Invece, detto proprio così, come l'avete detto questa sera, devo dire che ci è venuta voglia, almeno a me, di farle queste cose, no?